Quarto punto, parere favorevole con riformulazione ad adottare iniziative anche normative, a valutare la possibilità di adottare iniziative anche normative volte a favorire un'equilibrata combinazione tra gli incentivi economici e le buone pratiche manageriali, oltre che un'efficiente rete di ricollocazione degli ultraquarantenni anche attraverso monitoraggio dei fondi stanziati in tale ambito. Grazie. Grazie a lei. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Giovanni Mottola. Prego. Non c'è. Allora il collega Walter Rizzetto. Che non c'è. Collega Maurizio Baradello. Grazie Presidente. Ma noi abbiamo voluto presentare questa mozione, la prima da cui sono poi scaturite anche le altre, proprio per rafforzare la discussione su questo tema che a nostro avviso è molto importante, il tema dei lavoratori maturi, cinquantenni, ultra cinquantenni, che vengono estromessi dal mondo del lavoro. Normalmente quando si parla di disoccupazione, di queste problematiche, si pensa e si parla della disoccupazione giovanile. Quello che noi vogliamo sollevare non è un tema in contrapposizione a quello appunto della disoccupazione giovanile, anzi un tema che chiediamo che venga affrontato in parallelo, perché possono essere individuati degli strumenti utili per entrambi gli ambiti, giovani e lavoratori maturi. Quindi non è una guerra fra poveri, fra chi non ha il lavoro, chi lo perde e quant'altro. E chiediamo una strategia comune di cammino condiviso sulle tematiche, perché davvero possono essere trovate delle forme comuni. Il fenomeno non ha dimensioni numeriche enormi, grandissime, ma ha delle ripercussioni molto gravi sulle famiglie e di conseguenza sulla società. E queste possono diventare anche numerose, rischiose e pericolose. Questi lavoratori contribuiscono con il loro lavoro non solo a mantenere economicamente la famiglia, ma sostengono anche la parte formativa della loro famiglia. I ragazzi che studiano nelle scuole, che magari vanno all'università, immaginate cosa vuol dire non poter più sostenere gli studi universitari di studenti, perché improvvisamente si perde il lavoro e le rette spesso sono anche molto alte. Spesso collaborano anche al sostentamento degli anziani della famiglia, dei genitori, che magari in età anche molto adulta sono anche malati e quindi non sono più in grado di sostenersi autonomamente. Quindi viene a crollare un sistema familiare che sostiene ciò che è vita della famiglia e anche della società. Quindi noi chiediamo proprio davvero che su questo venga fatte delle riflessioni importanti. Le iniziative governative che si stanno attuando nei confronti appunto delle politiche a favore dell'inserimento lavorativo dei giovani sono importanti, sono apprezzabili, sono del tutto utili ovviamente, ma su questo tema non bisogna, da questo tema non bisogna allontanarsi, distrarsi. Bene il coinvolgimento dell'agenzia che ha chiesto di introdurre il governo con il sottosegretario poco fa nel dispositivo, crediamo che sia importante, ma noi crediamo che sia molto importante il ruolo dei comuni in questo percorso. I comuni sono vicini ai problemi, conoscono i problemi, possono prevenire i problemi e trovare delle soluzioni in loco, monitorando i fenomeni sociali che si sviluppano nei vari territori cittadini e non, e monitorando anche delle possibili soluzioni prima che i fenomeni vengano a verificarsi. Dei piani condivisi che le autorità locali possono davvero mettere in piedi con il coinvolgimento di associazioni, della rete territoriale che si occupa di questi aspetti assistenziali, ma non solo, anche imprenditoriali, le nuove imprese che possono nascere da un'occasione triste come quella della perdita di un lavoro, così come il coinvolgimento delle fondazioni di comunità sul territorio, così come le fondazioni che fanno, fondazioni di origine bancaria, che fanno e diventano spesso anche il motore trainante di tante iniziative sociali sul territorio. L'obiettivo evidentemente è quello di ricreare coesione sul territorio, creare comunità, facendo sentire attive ancora queste persone che hanno perso un lavoro ma a cui vogliamo trovare qualche altra soluzione di occupazione e di aiuto alla vita quotidiana. Non è solo una questione economica,
quella che noi solleviamo con questa mozione. Certamente lo è anche, lo è molto in gran parte, perché poi economicamente le famiglie, le persone si sostengono, ma è anche una questione di coerenza e di saggezza nelle politiche che andiamo a raccontare, credo, tutti i partiti e i movimenti che sono attivi nella vita pubblica italiana. Coerenza e saggezza su queste politiche sociali, con la convinzione che ha una grande importanza il capitale umano che si è creato negli anni di queste persone, che hanno lavorato, hanno dato energie, hanno dedicato il loro tempo, hanno consumato il loro tempo per lavorare, spesso per il bene non solo della propria famiglia ma anche di altri. Ecco, noi crediamo che serva un ripensamento globale su queste tematiche, una riflessione ampia che passi dal tema del lavoro, dal tema delle pensioni, dal tema dell'età pensionabile, dal tema del lavoro del tempo, che portano tutto a ragionare su quello che noi definiamo in maniera forse un po' superficiale benessere, benessere, separando le due parole, essere, vivere bene, vivere bene nel mondo in cui ci troviamo, nella realtà in cui ci troviamo. Serve un pensiero rinnovato. Pensiamo ai lavori usuranti di cui spesso si parla, su cui bisogna trovare una strada, una riflessione, un aiuto. Pensiamo alle insegnanti in particolare, che vanno avanti fino a 60 anni, magari in una scuola materna con dei bambini iperattivi, ipercinetici, a gestirli appunto a quell'età. Serve una riflessione globale. Gli impegni che chiediamo, che proponiamo insomma al governo, evidentemente sono ampi, sono materie di discussione, sono materie che va approfondita, ma riteniamo che sia importante davvero trovare dei ragionamenti di flessibilità e di adattamento in questo rinnovato pensiero che dicevo sul tema del lavoro, sul tema della pensione. Crediamo che sia importante uno strumento, quello del part-time, in ingresso e in uscita, dicevo prima, dell'affiancare il ragionamento sui giovani che entrano nel mercato del lavoro e su chi invece ne viene estromesso. Un affiancamento di part-time fa di due disoccupati, forse due mezzi occupati, due tre quarti occupati con magari minore stipendio, ma fa delle persone che sono impegnate e rende vive queste persone nel mondo del lavoro. Chiediamo, e lo ribadisco, un coinvolgimento forte con delle risorse per i comuni attraverso l'agenzia, attraverso gli strumenti che si ritengano più idonei, ma un coinvolgimento forte dei comuni perché diventano il baricentro per la soluzione dei problemi e di queste persone in particolare di cui oggi vogliamo parlare. L'ultimo tema è stato ritoccato anche dalla sottosegretario, il tema degli sgravi fiscali e di quanto può accompagnare le forme di assunzione per le imprese. Ripeto, anche questo fa parte di quel ragionamento ampio, di quella visione più ampia che chiediamo di poter costruire con il dovuto tempo, ma con una certa fretta, per dare risposta a queste persone che sono in difficoltà. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Simonetti. Grazie Presidente. È una mozione, sono risoluzioni queste mozioni che ovviamente cercano di dare una risposta a una situazione che non si è creata autonomamente, perché quella dei lavoratori maturi fa il paio con quelle degli esodati e fa il paio con tutte quelle situazioni di difficoltà all'accesso al mondo della pensione che sono figlie della riforma Fornero che questo Parlamento ha votato molto probabilmente con il solo voto contrario della Lega Nord. Quindi proprio dal partito che esprime quel tesoro, diciamo così come loro lo interpretano, politico e istituzionale proveniente dal governo Monti, è di fatto responsabile di questa situazione, di parte di questa situazione